L'imboscata. Eravamo da vari giorni sulle tracce del brigante C, in mezzo a un mare di monti brulli e bruciati dal sole, in un paesaggio monotono e stranamente silenzioso. Non vi erano animali che potessero ravvivare quel deserto. Bianchi e lontani i paesi, ciascuno posato su cucuzzoli isolati, con mura sgretolate da infinite invasioni. Le argille e le grotte dei briganti ci circondavano. Passavamo in avvallamenti con stradine strette che ci costringevano a procedere lentamente. Ponti non ce n'erano, soltanto resti di quelli crollati. Nessuno li aveva ricostruiti. Quando attraversammo l'ultimo avvallamento, tirammo un sospiro di sollievo. Era un giorno chiaro, di quelli dove il sole pareva illuminare anche l'invisibile. Il vento africano bruciava la terra e il sudore inondava le nostre divise. Comandavo un drappello di 10 uomini. Dovevamo perlustrare la zona dove si nascondeva il brigante. Eravamo finiti in un territorio che non conoscevamo. Le mappe erano improvvisate. Inseguivamo i ribelli che erano scampati ad una nostra imboscata, a seguito della quale avevamo ucciso la gran parte della banda, ma i compagni lo avevano protetto nella fuga con un fuoco di sbarramento che le aveva consentito di allontanarsi dal luogo del conflitto a fuoco. Riuscimmo ad avere la meglio dopo una tremenda sparatoria. Qualcuno dei nostri era caduto. Per non far catturare il loro capo, resistettero fino alla morte. Non sapevamo se fosse scappato da solo o con qualche suo uomo fidato. Ma in realtà non sapevamo neanche che faccia avesse, non avevamo alcuna descrizione del suo viso e della sua corporatura. Non potevamo contare sull'appoggio della popolazione, che ci considerava stranieri. La gente parteggiava per i briganti, e se non l'avessimo preso in quel momento, avrebbe potuto ricostruire la banda. Il caldo e le zanzare ci torturavano. Procedevamo a passo d'uomo. I cavalli erano già stremati e a breve avremmo dovuto fermarci. Avanzavamo senza parlare tra di noi, in fila indiana. All'inizio del pendio di un monte dove la boscaglia si infittiva, ci fermammo. Finalmente trovammo un po' di frescura. La fuga. Guidava la sua auto su una statale stretta, con il buio assoluto. La ragazza al suo fianco non proferiva parola, ma non sembrava aver paura. Domani parto, disse lei, infrangendo un silenzio fastidioso. Stai scherzando, disse Marco con un motto di stizza. No, è vero, troncò scocciato. Così, di punto in bianco, disse accelerando su un lungo rettilineo, senza avvertirmi prima. Tanto non saresti stato d'accordo comunque, sorrise in modo ironico. E non correre, se ti ci porto a casa, sta tranquilla, rispose piccato, sana e salva. Oh, ma perché di ogni cosa devi fare una tragedia? E dove te ne vai? Chiese risentito. Ad Amsterdam. Non me l'hai detto perché avevi paura che potessi chiedere di accompagnarti? E che fai, geloso? Con chi vai? Chiese con tono severo. Con un'amica. Naturalmente non la conosco. Claudia. Stronza la tua amica. L'ho incontrata qualche giorno fa e non mi ha detto niente. Stavano andando alla solita masseria, dove un gruppo musicale jazz teneva un concerto. Lì c'erano gli amici di Elena. Non amava la musica jazz. L'aveva accontentata solo per avere la possibilità di parlarle. Ma aveva sbagliato. Arrivati prima dell'inizio del concerto, incontrarono gli amici. Non poteva considerarli tali perché i suoi amavano un altro genere, la progressive. E si meravigliava di essersi messo con Elena. L'aveva sempre saputo che le piaceva il jazz. Immaginava che la sua ragazza dovesse amare la sua stessa musica. Non era così. Maledizione. Ma che ci sto a fare con lei? Che ci sto a fare qui?
L'attesa del concerto, gli amici insopportabili, lo rendevano insofferente, anche perché la notizia della partenza di Elena l'aveva fatto arrabbiare davvero. Uscì dalla sala dove si doveva esibire la jazz band e l'antica masseria era circondata dagli ulivi. Cominciò a camminare. Ma il silenzio che lo avvolgeva non riusciva a calmarlo. Voleva tornare a casa. Tornò sui suoi passi, entrò in macchina, accese l'autoradio. Il tempo passò lentamente, fino a quando Elena non riapparve, parecchio incazzata. Ma sei impazzito? Sparire così senza motivo? Ah, che bella figura di merda! Non me ne fotte niente. Accese la macchina e sgommò via, tra le imprecazioni di coloro che stavano davanti all'uscita del parcheggio. Elena era incredula. Decise di non dire nulla. Sulla strada del ritorno non si parlarono. Lei ogni tanto gli diceva di andare piano, niente di più. Arrivarono sotto il portone di casa di lei e non appena scese dalla macchina, quasi non le diede il tempo di richiudere lo sportello e ripartì con la solita sgommata. E lei rimase impietrita. L'auto di Marco scomparve dietro l'angolo in un attimo. Questo è un momento, i momenti letterari, secondo me sono i momenti migliori per ciascuno di noi. Noi siamo abituati nella società odierna a vivere più delle immagini, a vivere